Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un dietro le quinte insieme allo zio Mauro, dove come l'anno scorso vi faremo vedere il nostro lavoro dietro le quinte di una fotografia di quelle che di solito posto su Instagram. Come sapete le mie foto su Instagram sono diciamo molto artistiche, molto illusioni, Photoshop e tutte queste cose, e dato che c'è una grande richiesta tramite i vostri commenti e i vostri messaggi di rifare lo stesso tipo di video, direi insomma di rifarlo. Il processo è il seguente. Tu che... Partiamo. Sì, che foto volevi fare tu? Oggi? Allora, io direi di iniziare con una foto tipo puzzle, no? Quindi abbiamo il corpo, che è come se fosse un puzzle, no? Quindi ci sono tipo dei pezzi mancanti che sono da aggiungere, come fossero da aggiungere. Che figata! Per completare il puzzle. E questa potrebbe essere un'idea. Beh, come prima idea direi che è una bomba. Capite bene che le nostre idee la maggior parte delle volte le vediamo da altre foto su Instagram e cerchiamo appunto di renderle nostre. In questo caso... Questa ad esempio è un'idea di quello che si può fare, però... Se così a me non piace troppo, dobbiamo... Però così, vabbè, a te non piace troppo, però farla uguale sarebbe copiare. Quindi esatto. Quello che non vogliamo fare noi, quindi dobbiamo adattarla a quello che è il nostro stile. E intanto dobbiamo trovare comunque un posto carino dove poterla fare e dove anche le luci possono essere adeguate anche allo stile del tuo profilo. Secondo passo è pensare come si vuole strutturare la foto, ovvero quali sono gli scatti, quali sono gli angoli giusti, gli angoli più belli, gli angoli migliori per poterla scattare. Poi, terzo passo ovviamente è quello di settare la macchina in manuale, perché sennò tutti i fotografi del mondo potrebbero attaccarmi e venire a casa mia. Esatto. C'è l'ultima fase, ovvero quella dell'edit al computer. Bene, Photoshop. Quindi come avete capito all'interno di questo video vi faremo vedere tutto questo processo nel dietro le quinte. Dietro le quinte. Oh baby now, let me warm you up. Baby please. Allora, come prima cosa abbiamo detto foto puzzle, giusto? Esatto. Ok. Poi io volevo fare una foto dove avevamo diversi oggetti, magari non lo so, in bilico, in equilibrio. Uno degli oggetti era finto, era fatto al computer, era fake, e le persone da casa devono riuscire a capire quale oggetto è finto. Poi io volevo fare questa. Cioè, questa è fighissima. Foto collo al posto delle mani. Foto mani collo. Direi di partire. Iniziare. Come on, come on with me, baby. Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you as a heart. Arrivati nella prima location, ma c'è troppo vento. Paccone. Andiamo a vedere nel fiume se c'è poco vento, com'è la situazione. A me sarebbe permesso per venire. No, lo dico così, a livello di amicizia, perché se passano i vigili carabinieri fanno la multa. Ah. Poi vedete voi, perché questo non si può transitare con la macchina. Ah, vedete okay. Voi, io vi ho solo consigli e suggerito. Ok. Se... Bene, siamo nel secondo luogo del delitto. Siamo in mezzo a una foresta, praticamente, vicino al fiume. Noi non abbiamo il permesso per stare qua perché siamo arrivati in macchina. E ovviamente il signore ci ha detto che se ci beccano ci fanno la multa. E ovviamente, molto probabilmente, lui chiamerà i carabinieri in questo momento. Quindi dobbiamo far veloce. Ok, quindi io cosa devo fare? Devo tipo mettermi così, no? Ok, tipo così, perché mi deve mancare un pezzo di puzzle qua. Ora, come dicevamo prima, le foto rigorosamente in manuale. ISO al minimo, così abbiamo più alta qualità possibile. Così? Okay. Ok, adesso Mauro deve fare una foto dello sfondo senza niente. E ovviamente, cosa importante, deve essere sfocato come se fosse... come se ci fosse lui, perché... Ah, ok, quindi cosa hai fatto? Hai messo il... Quindi il fuoco è bloccato in manuale. Il fondo rimane sfocato come se ci fosse Jack nel punto giusto. Ok, perfetto. Quindi fai sto scatto. Voilà. E questo è il risultato.
Ma sei un pro. All'ultimo abbiamo cambiato location e anche idea, perché vogliamo fare una foto con la camicia. Quando apro la camicia, dentro la mia maglia, dentro la mia pancia, c'è lo sfondo dietro. Quindi giusto per avere due foto più o meno dello stesso tipo. L'unico problema è che sta veramente piovendo. Sì, cosa la facciamo? La facciamo qua su? Sì. Boh. Butto su la camicia qua. I carabinieri sembrano non essere arrivati. Mi abbottono soltanto sotto? No, un po' sopra, un po' sotto. Un po' sopra, un po' sotto, devi fare un buco. Devo fare un buco. Cioè che se io faccio così, o tipo così. Super, o quella dei pantaloni volevamo fare anche, io faccio così e qua è trasparente, è bucato. Come idea non è male. Allora prova a aprire. Così, no? Sì. Faccio tipo così. Apro la bottega. Esatto. Beh, non sembra male, sembra figa. Vi facciamo vedere il risultato finale. Dato che sta venendo su il diluvio universale, meglio andarsene. E niente multa. Mauro mi ha detto, dato che la prossima foto dobbiamo fare tipo una sorta di spring super super figo, e ha detto andiamo a trovare un posto molto trasandato, tipo quei graffiti, un po' abbandonato, no? Un po' da Human Safari, e l'ho portato qua. Qua secondo me a breve ci ammazzano. Guarda, guarda che roba. Guarda che dove siamo? Io non ho... Ah, bene, dai! Bene, dai! Guarda che ansia! No, raga, no, zio, dai! Dai, dove stiamo andando, dai! Bene, dai, cosa dici tu? Perfetto! Facciamo sta foto e ce ne andiamo? No, stavo di dormire qua io! Ah. Comunque lascio la macchina aperta con le chiavi su, in modo tale che se succede qualcosa ci fiondiamo... Boh, adesso sono troppo paranoico! No. Ok, fatta. La foto non è venuta tanto bene, quindi dobbiamo recuperare tutte le carte. Chissà che malattie stiamo prendendo. 2, 1. No. Ce l'abbiamo. Ok, e anche questa foto è fatta. Andiamocene da qua il prima possibile. Bro. Vai, vai. Dai, driftala. Driftatela. Aspetta. Voglio vedere un traversone io. Sto bruciando la frizione. Dai. Siamo ad un parchetto e stiamo per fare la prossima foto con due altalene. E Mauro sta settando. Stiamo usando un 20 mm Sigma. Ma verrà una foto della Madonna, perché ci saranno due me, uno su questa altalena e uno su questa, che tipo combattono tra di loro. Sì o no? Oh yes. E una cosa fondamentale, dato che sono sempre con la stessa maglia, il trucco è portarsi dietro sempre più vestiti. Di che colore la facciamo secondo te? Qua bianco, no? Arancione. Arancione, non ce l'abbiamo. Faccio bianco, bianco. Forse blu meglio. Come vuoi. Fidati di me, blu. Fidiamoci del nobile. Metto sta giacchettina qua, che è la stessa della pubblicità Mitama. Sempre più grandi, sempre... com'è che è? Zaini grandi, per i più grandi. Super capienti, super robusti. Non ci sto, zio. Metto che mi metto così. Giù così. Allora, una tipo così. Ma chi è sto qua? Oh, ma chi è? Ma chi è? Ok. Vai. E ora cambio seggiola. Vado di qua. Tu sei immobile. Aspetta. Sto qua che mi dice che cosa fai. E io vedi. Che dici? Ce ne sarà una. Fai un'altra roba? Un'altra roba tipo... Ok. L'altalena, zio. Ma l'altalena è per i grandi e la bassalena per i piccini. Ah.
Tanto ha fatto venire la nausea a tutti. Esatto. E direi che abbiamo fatto anche questa e adesso andiamo a fare quelle in casa. Ok, siamo pronti per fare la quarta foto. Mauro, che cosa stai facendo? Vai. Madonna! Dobbiamo creare quella con gli oggetti fake, tra virgolette. Quindi la mia idea era quella di mettere degli oggetti reali in posizioni assurde. Posizioni che sembrano siano fake. Esatto, ma esatto. Ancora di più l'effetto. Poi, per esempio, anche una sul dito, una carta sul dito. E poi la mia idea era quella di avere un biscotto che in realtà non esiste. Lo mettiamo, lo aggiungiamo in Photoshop. Un biscotto, faccio finta di mangiare. Quindi tra tutti gli oggetti che sembrano più assurdi, l'unico finto è quello che sembra più reale. Quindi proviamo a creare questa idea. E il cubo lo voglio mettere tipo così. Guarda, una gomma da masticare, guarda, così. Tac. Vediamo se sta. Guardalo. Eh? Stessa identica cosa, con la gomma da masticare mettiamo un po' di... la mettiamo qua sul dito e ci infiliamo una carta. Prendiamo tipo un virtuoso, una carta del virtuoso. Ci sta. Voilà. Ah, okay. E questa è la seconda. Siamo alla due. Che figata. Questo frega ancora di più. E l'ultimo potrebbe essere questo. Ok, quindi questa parte qua è tutta reale. Tutti gli oggetti si vedono, manca il biscotto. Manca il biscotto che sarà qua. E questa sarà la foto impossibile. Ok, buttalo giù. E ora siamo giunti all'ultima foto, che è quella con le mani sul collo. Voglio vedere proprio come salta fuori. Eccola qua. Perché questa è un po' difficilina, mi sa. Però ci proviamo. Cosa numero uno, ovviamente, sfondo bianco e luce puntata sopra. Ok. Ma io direi che... Direi che... Ci siamo. Ci siamo. Ragazzi, alla fine di tutta la giornata questi sono i risultati. Io ringrazio lo zio Mauro per aver fatto parte di questo video, ci siamo divertiti un botto, siamo andati in posti spericolati della campagna lignanese, però il risultato è questo. Questo è il lavoro che c'è dietro a una semplice foto. Ha una giornata alla fine per 5 foto che però sono fighe, cioè sono veramente veramente fighe. Lo scopo di queste foto è farle creative e diverse rispetto alle altre foto che si vedono normalmente su Instagram, quindi seguite lo zio Mauro se non lo seguite su Instagram, perché si merita tutto il supporto di questo mondo. E basta, se volete vedere altri video di questo tipo fatecelo sapere con un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.